non fatevi fermare magari dall'amichetto che vi dice: ma no, ma cos'è quella roba lì, vuoi fare? Ma no, ma figurati, non andrai da nessuna parte. O dallo zio ignorante che non sa, non è cosciente di quello che sta dicendo e vi dice: quella è vita buttata, non andrai mai da nessuna parte. Non fatevi mai influenzare da nessuno. L'unica differenza tra chi il suo desiderio l'ha trasformato in realtà e chi il desiderio ce l'ha ancora nel cassetto anno dopo anno è la rinuncia, perché solo la rinuncia aumenta la distanza al vostro desiderio. È facile dire: oggi sono un po' stanco, rinuncio, ci provo domani. Il domani diventa dopodomani, il dopodomani diventa la settimana prossima. E così state abbracciando la rinuncia. La rinuncia che vi allontanerà dal vostro obiettivo. Ma ricordatevi che gli uomini che hanno scalato l'Everest avevano le ossa e la carne come voi. Loro non si sono fatti prendere dalla rinuncia, loro hanno preso il coraggio e l'hanno fatto loro, hanno preso il coraggio e hanno detto: io ce l'ho e questa cosa adesso la faccio. Rendetevi sempre conto che voi in prima persona siete gli artefici reali del vostro destino, perché è comodo dire: la professoressa ce l'ha con me e ho passato tutto il giorno a giocare con la Play. Abbiate il coraggio di dire: questo compito ha fatto schifo perché io ieri ho giocato con la Play. Ma solo io e io soltanto potrò rimediare a questa situazione. Potrò rimediare? E com'è che rimedio? Tutti sappiamo come si fa a rimediare. Io volevo fare l'astronauta da grande, però non ce l'ho fatta. Hai fatto qualcosa per poter diventare astronauta? Sai benissimo quello che devi fare per diventare astronauta. Devi fare l'accademia, devi studiare, devi spostarti. Però è tanto comodo stare nella mia poltrona a giocare con la PlayStation e dire: ah, lo farò domani, ah, lo farò domani. Siete solo voi a prendere in mano la vostra vita e a farne un successo. Quando siete fuori dovete essere leoni. È importante che vi facciate vedere. Anche io affronto dei momenti dove sto giù, dico: ma porca miseria, beh, quelle cose lì me le lavo in casa, con me, mia moglie, lì rimangono. Quando mi metto davanti a una telecamera devo far respirare voglia di successo, devo far respirare dinamite. Tutti affrontiamo momenti brutti, sia io, che sicuramente The Rock, sicuramente il presidente degli Stati Uniti. Tutti abbiamo dei momenti dove ci sentiamo degli stronzi, ok? Dovete pensare questo: siamo fatti tutti di carne e ossa. Dove è arrivato lui, posso arrivare io. Quindi dovete veramente svegliarvi la mattina e avere la dinamite nel culo. Dovete guardarvi allo specchio e ripetere, come vi ho detto prima: io non ho paura. Questa è l'unica cosa che vi differenzierà da chi verrà fermato dalla paura. Io vorrei fare quel colloquio ma mi vergogno, io vorrei fare quel provino ma ho paura. Io non ho paura. Voglio quella cosa, vado e me la prendo. Una cosa vi chiedo solamente che quando vi svegliate la mattina, andate davanti allo specchio, vi fissate e dite: io non ho paura. Io non ho paura di uscire e mettermi in gioco. Io non ho paura di affrontare il mondo del lavoro. Io non ho paura di mettermi a studiare 4 ore per passare quel compito. Io non ho paura di programmare la mia vita per raggiungere un determinato obiettivo.